Yesterday a child came out to wander. Caught a dragonfly inside the jar. Fearful when the sky was full of thunder. And tearful at the falling of a star. Facciamo una carrellata e vediamo un po' che cosa c'è nella realtà di Reggio Emilia e come, perché diciamo a Reggio Emilia siamo riusciti, ma non per merito di chi c'è oggi, certamente per merito, come diceva adesso Ferro, per merito di chi tanto tempo fa ha pensato già di raccogliere le testimonianze del passato. La relazione è fatta insieme a Chiara Bombardieri. Chiara Bombardieri è la responsabile dell'archivio, della biblioteca e anche della conservatrice del museo, quindi chi ha avuto modo di conoscerla avrà apprezzato la sua efficienza, ma chi avesse bisogno naturalmente fa riferimento a lei o a me per qualunque cosa. Bene, partiamo. Perché Reggio Emilia ha una storia? Una storia perché ha avuto uno dei grandi ospedali psichiatrici civili, il San Lazzaro, anche a Genova sono stati, no, importanti, quarto e Cogoleto. Reggio Emilia ha avuto un grande istituto neuropsichiatrico, soprattutto a cavallo fra 800 e 900, che poi nel 78 ha, come gli altri istituti, ha conosciuto il cambiamento. Qua vedete una foto di Giovanni Gerli. E oggi il San Lazzaro è questo, ci sono ancora dei servizi sanitari della USL, c'è l'università, questi luoghi di prevenzione della USL, questo è l'università di ingegneria meccatronica e poi c'è un parco nel quale le persone possono avere, appunto, fare attività fisica. Poi c'è anche un altro luogo, altri due, li vedete qua, per i quali Reggio Emilia ha un passato molto più recente. Questo è il vecchio ospedale psichiatrico giudiziario. Purtroppo la torretta è ancora così, sembra quella dei Vopos, ma insomma in pieno centro storico a Reggio Emilia. Lo spazio interno del vecchio PG, lo vedete qua, sembrano davvero le segrete del castello. Poi il nuovo PG, che altro non è che un carcere. A titolo di curiosità, oggi se andate nel centro storico dove c'era il vecchio PG, potete andare a prendere un caffè al Caffè ex OPG, con tanto di urlo di Munch, non so se si vede bene, ma c'è l'urlo di Munch nella O, e insomma non so se avrà molto successo, perché è un titolo, hanno avuto coraggio nel chiamare ex OPG un caffè. Comunque questo è dove c'era prima l'OPG. Bene, questi erano i luoghi. Che cosa c'è allora oggi per ricordare questi luoghi? Il Museo di Storia della Psichiatria, di cui proporrò delle slide, la collezione di opere che fa pure parte del museo, l'archivio storico, la biblioteca scientifica Carlo Livi, la rivista sperimentale di Pregnatria e il centro di storia della psichiatria, che ha la funzione di collegare tutto questo patrimonio e tutte queste iniziative. Vedremo allora un po' nell'ordine queste che sono ciò che abbiamo, diciamo, e ciò che naturalmente è a disposizione di chiunque storico, ricercatore, psichiatra, cultore della materia voglia avvicinarsi, studiare, e ce n'è davvero tanto ancora di materiale inesplorato. La storia del museo è stata appena detto, il museo delle Anticaglie, questa è una fotografia del museo delle Anticaglie, una stanza d'aspetto severo, ed aveva, vedete, i forconi, i collari, le manette, gli anelli, la cintura con gli anelli, le sedie per tenere fermi i piedi dei pazienti. Lo fondò, e quindi dobbiamo essere tutti grati, Carlo Livi nel 1875, quindi se a Reggio oggi siamo privilegiati e possiamo avere del patrimonio, perché già 150 anni fa si è pensato a raccoglierlo. Ma perché? Perché si voleva, come diceva Carlo Livi, si voleva far presente che i tempi presenti sono non solamente più savi degli antichi, ma anche più buoni, più umani e caritatevoli. Quindi, come dice Patrizia Guarnieri, spesso gli psichiatri si occupano di psichiatria quando vogliono far vedere la storia della loro disciplina, quando vogliono far vedere che oggi sono meglio
di ieri, e in effetti poi il museo tornerà attuale negli anni 70. Livi nel Novecento cosa fa? Una buona idea, una, diciamo, dal suo punto di vista era un grande talento mediatico, diremmo, per l'epoca. Vinse la medaglia d'oro, Tamburini fu un grande della psichiatria italiana in quegli anni, vinse la medaglia d'oro all'Expo di Parigi, e al prezzo di lire 1 per biglietto, come qua c'è stato messo biglietto, ma in realtà l'originale era biglietto, e Carlo Livi aprì San Lazzaro e fece per mostrare, non per mostrare gli orrori come erano i manicomi inglesi degli decenni precedenti, per mostrare i pazienti come bestie che lo singavano, ma per mostrare quanto era umano il San Lazzaro, e anche naturalmente all'interno di questo per andare al Museo delle Anticaglie, che di nuovo mostrava cosa si usava per contenere i poveri pazzi quando la brutalità stava in luogo dell'amore e della scienza. Invece, ecco, poi passa il tempo e il museo va da un lato un po' in disuso, in abbandono, ma dall'altra parte in realtà fortunatamente viene conservato per tutto il Novecento, anzi quelli che sono gli oggetti, soprattutto all'inizio del Novecento, vengono conservati, avendone già degli antichi, si accumula il materiale, si passa attraverso tutta la storia del Novecento, come vedete in questa slide, e rimane tutto sommato, non viene depredato, non viene saccheggiato, non viene distrutto. L'unica cosa, a dire la verità, che c'era e che non c'è rimasta erano i quadri che Antonio Ligabue ha fatto dentro, quelli non ce n'è rimasto neanche uno, però essendoci una mostra al Palazzo Ducale direi che potete andare a vedere lì, ecco, perfetto. Quindi, diciamo, avendo la mostra di Antonio Ligabue, non avete bisogno di venire a vederli, perché non ce li abbiamo quelli, perché cominciava già a essere un po' famoso, quindi li commissionavano proprio, glieli facevano fare, poi li portavano a casa, insomma, quindi non fanno parte della collezione, purtroppo. Fino al 75, quando viene incaricata una commissione per formulare le proposte per l'attivazione di una sezione museografica. Quindi, come dicevo, di nuovo in un momento di cambiamento c'è bisogno di rifare il punto, c'è bisogno di riprendere la storia in mano, e allora si va a vedere, si dice che il materiale è in abbandono, che ci vuole un intervento di disinfestazione, insomma si va a vedere tutto quello che di fatto il museo, quello che bisognerebbe fare per riattivare un museo di storia della psichiatria. Nel 78 viene, quindi nel marzo, quindi tre mesi prima della 180, viene bandito un concorso pubblico, poi i cui esiti sono pubblicati sulla rivista di Premiatria. Nel 79 viene aggiudicato, vincono Marzo Dell'Acqua, che è proprio uno storico di Ligabue tra l'altro, Bergomi, e della commissione facevano parte anche Ferruccio Giacanelli, Franca Ondoro Basaglia, ma il progetto non verrà mai realizzato e di fatto rimane quiescente fino a quando? Fino a 2012, quando l'azienda USL cede ai musei civici di Reggio Emilia, quindi al comune, l'edificio e i manufatti e tutto il materiale, tranne l'archivio e la biblioteca che resta da USL, e con un finanziamento dei beni culturali, un finanziamento del comune, si apre il Museo di Storia della Psichiatria. Lo si apre, qui vedete queste celle, sono le celle che hanno permesso a questo padiglione, che una volta si chiamava Casino Galloni ed era per le tranquille, di diventare con l'aggiunta di due ali con le celle il padiglione Lombroso. Perché? Perché ci andarono dal 904, legge Giolitti, al 930, codice Rocco, ci andarono i prosciolti, tema peraltro attualissimo ancora oggi, quindi parte del museo è contenuto proprio nelle celle che ospitavano gli autori di reato, i folli rei, perché i rei folli restavano invece negli uffici. È importante questo, e ci tornerò sopra dopo e vedrete perché è importante anche questo luogo così simbolico.
Bene, allora adesso seguiamo, cerco di andare anche abbastanza veloce, ma seguiamo un po', vi mostro alcuni degli oggetti, di ciò che abbiamo nel museo e con una guida d'eccezione, perché Tamburini, che appunto nel Novecento l'aprì alla cittadinanza, avete c'è anche una pubblicazione che serviva anche da guida, da manuale, per entrare, per vedere. Allora seguiamo un po' le parole del Tamburini, che in primo luogo dice: entrerete, c'è una grande veduta di questo istituto neuropsichiatrico, diceva, era molto bravo nel vendere anche ciò che aveva, e diceva, ed era la forma appunto del manicomio a paesello, disseminati in modi irregolari, edifici, una vasta evidente prateria, sempre un po' enfatico, però diciamo era il modello a padiglioni, e questo era il San Lazzaro con la veduta così come la si vedeva entrando. Naturalmente, primo, sempre nei musei di storia della psichiatria, gli strumenti di contenzione, vedete queste, ecco le foto che vengono adesso sono quelle appunto, compresa quella precedente della grande veduta, questo è il museo attuale, questa sono tutti gli strumenti di contenzione, vado anche più veloce perché questo è il casco del silenzio, queste sono le celle appunto nelle quali stavano i pazienti, le manette, gli anelli, il forcone, il letto con il portatesta, con il buco nel mezzo, adesso non si vede ma c'è un buco, le sedie per il refettorio con i piedi bloccati. E questi mezzi di contenzione, diceva Tamburini, per chi andava in visita erano quelli del passato, ma ora, dice, non consistono più che in semplici camiciuole di tela munite di ansie su cui si passano le fasce che fissano senza stringere. Ci sono i guanti, le scarpe fisse con vite e qualche cintura che completano questi semplici apparecchi, tanto diversi da quelli di una volta su cui stava scritto paura e crudeltà. Quindi il museo fa vedere le cose antiche, ma poi fa vedere anche quelle moderne, oggi fa vedere anche quelle moderne, che quindi sono quegli strumenti di contenzione, simbolo del manicomio, ma che per Tamburini, giustamente, bisogna dare una lettura storica, naturalmente era invece il modo per togliere le catene di anelli. Devo anche dire che Tamburini fece negli anni 80 già un tentativo di no restraint alla Connolly, era gli anni del dibattito sul no restraint di Connolly, Tamburini fece un tentativo nei reparti di osservazione con dei buoni risultati, non lo fece però nella gestione complessiva, e poi quando ci furono scandali San Servolo e tutti i dibattiti anche alla società freniatrica italiana, naturalmente poi lui diede un contributo, anche una direzione meno radicale di Belmondo, ma una direzione sicuramente verso il Nord-Est, per i quali lui aveva anche fatto un tentativo. Cosa mettiamo in mostra? Cosa c'è in mostra oggi? Abbiamo in mostra questa curiosità, potremmo dire, che sono dei fucili di legno. Sono fucili di legno. Cosa diceva Tamburini? Che il Galloni distribuiva ai suoi malati questi innocui schioppetti, li vestiva con divise militari, consegnava loro modesti vessilli, li istruiva nelle manovre, li conduceva in bell'ordine a passeggiate nei dintorni. Era questo, un'efficace ginnastica della mente e dei muscoli, era un disciplinare atti, movimenti, contegno, idee, a chi aveva tutto disordinato e ribelle. Quindi trattamento morale, siamo nella prima metà dell'Ottocento, quindi non l'epoca del Tamburini, l'epoca del Galloni, quando Galloni faceva esercitazioni militari per, nella logica del trattamento morale, rieducare, disciplinare e dare e vincere sul disordine della malattia. La diagnosi, questo è il lettino per la diagnosi, adesso vado anche più veloce, questo è un codice a barre con un finanziamento, abbiamo e con anche la collaborazione delle scuole superiori, abbiamo chi è i più giovani in particolare, con basta uno smartphone e poi con questo QR possono poi solo fotografandolo avere quelle che sono le spiegazioni e che hanno costruito anche i giovani di una scuola, un progetto con una scuola superiore, e seguono tutto il museo. Questo lettino ricorda il letto medico, si comincia con la medicalizzazione, finisce il trattamento morale e diventano i medici che fanno la visita. E fra gli strumenti di cura, naturalmente la sala idroterapica, anche se la goccia sembra non più una tortura che non una cura, certamente ci sono anche bagni, gocce calde, fredde. Questa è la Lightbox, una macchina
è una scatola, uno strumento, ce ne sono solo due esemplari in tutta Italia, tantissime lampadine, tanti specchi. Teniamo presente che era un istituto neuropsichiatrico, quindi si curavano anche le malattie neurologiche, anche le malattie reumatiche. Non era per la psichiatria questa, anche perché la testa, la persona stava seduta qua nel mezzo e la testa stava fuori, quindi tutto questo insieme di lampadine poi doveva riscaldare, illuminare il corpo, una specie di light therapy attuale, ma la testa era fuori, quindi diciamo non era pensata per i disturbi psichiatrici, così come non lo erano questi altri attrezzi, la galvanoterapia, l'elettricità, no? Acqua, elettricità erano gli strumenti che usavano all'epoca, quindi sempre la cura soprattutto di malattie non mentali. E questi, era addirittura Guicciardi inventò questa macchina, assomiglia molto al fitness delle palestre odierne, vedete la persona stava seduto qui, muovevi i piedi su queste due, c'erano due piedi, andavano su e giù dentro queste impronte e nel contempo muoveva una specie di Nordic Walking ante litteram e muoveva avanti e indietro le mani per fare riabilitazione neuromotoria inventata da Guicciardi, perché c'era anche nel San Lazzaro di allora, che davvero era nel Novecento, vinse l'Expo di Parigi, insomma era veramente all'avanguardia. Non può mancare l'ergoterapia, tante sale, diverse sale hanno un materiale di ergoterapia, il telaio, il ciabattino, vedete anche le foto, cosa di cui bisognava ricordarsi anche che dai lavori l'amministrazione ritrae un certo vantaggio economico, ma non deve essere questa la mira del lavoro per gli alienati, bensì la salute fisica e morale di essi. A metà degli anni 70 l'allora direttore dell'ospedale psichiatrico giudiziario viene condannato per sfruttamento del lavoro dall'interno dell'OPG di Reggio Emilia, molti 75 anni dopo. Ecoterapia, naturalmente, ecco di nuovo la prosa di Tamburini, praticante, chi andava in visita, queste sono le fotografie, vedete molte sono fotografie, abbiamo un archivio fotografico, dopo ci arriviamo, molto, molto importante, prati, campi ed orti accuratamente lavorati, frotte di assidui e lieti lavoratori, sono in gran parte composte, chi lo direbbe al vederli, di malati, e i loro allegri canti, il rumore operoso delle officine, giungono soli a percuotere piacevolmente l'orecchio del visitatore, che dinanzi a tanto aspetto di saggezza, cerca molte volte in darmo dove siano i malati, e i malati vi sono in numero di circa un migliaio. All'epoca aveva un migliaio di persone e le colonie agricole erano uno dei vanti del San Lazzaro, come di tanti altri frenocomi. I laboratori, c'è tutta una, come dire, è rimasto tutto un ampio, diciamo, insieme di manufatti di laboratorio, perché si diceva il laboratorio, un manicomio scientifico, era anche sede, all'epoca era sede anche dell'Università di Modena, il laboratorio, il manicomio della clinica psichiatrica di Modena, quindi diciamo era necessario avere anche tutti i laboratori per poter, quella che diremo oggi, l'indagine anatomopatologica, i cervelli e naturalmente anche neuroendocrinologica, sezionavano i succhi pancreatici, biliari, il corpo veniva studiato, e diceva un manicomio moderno deve avere anche una ricerca, e la ricerca era naturalmente somatica all'epoca, non era che ricerca somatica, e non può mancare la cranioteca, perché se poi dallo sviluppo certo anche gli encefali, cioè, quelli non ne abbiamo più, naturalmente non ne abbiamo più, ma e quella era, diciamo, la ricerca sugli encefali, sui cervelli, ha poi dato uno sviluppo. La fisiognomica lombrosiana invece, come è noto, non ha dato grandi sviluppi. Oggi, diceva Tamburini, esistevano 1200 crani, in realtà siamo arrivati, la cranioteca è arrivata a dei numeri esagerati, di 17.000, qualcosa del genere, una quantità enorme di crani, di ricoverati, e oggi ne è rimasta una ventina perché poi sono andati tutti dispersi. Ecco, vabbè, qui potete vedere che anche appunto diceva Tamburini, per chi andava in visita, se sarete fortunati potrete incontrare nei giardini del San Lazzaro una testa molto simile a quella di un microcefalo boliviano, imbattendosi in Battista, il nostro celebre microcefalo, che ha 44 cm di circonferenza cranica ed è appunto soprannominato lo scimmino. Questo invece è lo scimmino vero, che serviva appunto per i loro studi, ed è in esposizione appunto oggi.
questo non c'entra col nostro museo, ma è per dire che questa è una famosa perizia di Petrazzani, quando scagionò e quindi non mandò sul patibolo Augusto Masetti nel 1912, era un attimo che sparò al suo colonnello al momento di partire per la Libia, non ne vollero fare un martire anarchico e quindi lo dichiararono con la perizia di Petrazzani, che fra l'altro sostenitore del restraint era stato sostenitore, e Petrazzani su questa perizia, nella quale dicevano appunto le misure del cranio e cui i diametri quasi si equivalgono, e mentre nella nostra razza non deve essere questo, e anche la fronte sfuggente, l'angolo facciale appunto, è un segno di inferiorità. Poi aveva anche il povero nostro fortunatissimo, comunque Augusto Masetti, aveva anche le braccia più lunghe di quello che dovevano essere rispetto all'altezza, e quindi era chiaramente un anello di congiunzione con gli esseri preumani, e quindi venne assolto e morì non era la sua ora, si vede, pur avendo sparato al colonnello, perché morì nel 1966. Però se tutto va contestualizzato, è vero, questo è un quadro, naturalmente una copia del quadro di Robert Fleury che abbiamo al museo, ne sono state fatte tante della copia dell'originale di Robert Fleury, di Pinel che libera gli alienati, quindi se va contestualizzato anche la fisionomica nel tempo di Lombroso, ma anche detto però che Pinel, che appunto è rappresentato in questo quadro, diceva che vi sono varietà di cranio comuni a ogni persone di ogni tipo, anche a prescindere dall'alienazione, e non bisogna tenerne conto nelle ricerche sugli alienati e non scambiare per causa determinante ciò che non è altro una forma accidentale coincidente con la mania. Questo era 112 anni prima di Petrazzani, di Lombroso e dei crani del museo. Andiamo avanti, ci sono un paio di questi bellissimi documenti di budget, oggi si direbbe un direttore generale di un'azienda USL, ogni anno, questo è del 1867, non si legge bene, ma l'anno è il 1867, vedete, trovate scritto le entrate, le uscite, gli ingressi, il vestiario, le spese, i morti, i guariti, quindi c'era attenzione ai numeri, e venivano poi incorniciati ogni anno in questi grandi. Arriviamo avanti, ecco, gli oggetti stanno cominciando, no, ci portano nel pieno Novecento, l'elettroshock, abbiamo diversi elettroshock, penso anche in altri, si erano rimasti anche in altri istituti, fra cui anche quelli portatili, perché esisteva anche l'elettroshock portatile per fare elettroshock anche fuori dalle mura del manicomio. Fra le cose credo interessanti da vedere al museo ci sono questi graffiti, sono sulla parte esterna, vedete, non c'è bisogno di dire viva Adolfo Hitler, credere, obbedire, combattere, c'è scritto qua, e poi le scene, come vedete, sono chiarissime. È la seconda guerra mondiale che è arrivata in tutti i manicomi, al San Lazzaro, come anche ad Ancona e in qualche altro manicomio italiano, è arrivato con 42 bombe l'8 gennaio del 44. Sono morte 81 persone e Bertolani fece una cronistoria, colpevolmente vennero lasciati i malati nonostante sapesse che era un bersaglio, perché era vicinissimo alla stazione, vicinissimo alle officine reggiane. E questi sono i muri che sono da soli, credo, una parte importante del museo, con i graffiti delle persone che erano lì. Questo è un altro graffito interno, infermieri, ladri affamati, rubano il pane agli ammalati. Siamo sempre durante la Seconda Guerra Mondiale, saranno quasi circa 30.000 le persone che moriranno di fame, di stenti, di freddo negli ospedali psichiatrici, e forse anche gli infermieri erano veramente affamati perché neanche loro avevano da mangiare. Questa invece è una cella che è stata lasciata appunto solo a graffiti all'interno e non ha oggetti se non questo. Un aspetto specifico è la fotografia, già ne abbiamo viste parecchie di fotografie. Aveva due scopi sostanzialmente, naturalmente quello di essere uno strumento diagnostico, vedete i deliri sistematizzati, sono molte di queste tavole nell'archivio che permettono di mostrare le tipologie, le fisionomiche, gli atteggiamenti dei malati. E poi aveva anche un'altra funzione, però la fotografia a tamburini la porto dentro, che era quella di mostrare quanto era bello e signorile, vedete il maggiordomo, qui facevo riferimento prima, le tavole imbandite, perché un ampio salotto di riunione, diceva sempre nel mostrare il museo del tamburino del Novecento,
in un abito salotto di riunione, messo con una certa eleganza, raccoglie le signore tranquille che vi passano il tempo lavorando e leggendo giornali, libri di amena lettura, suonando il piano, eccetera. Prossima a queste sono le sale da pranzo delle signore di prima e di seconda classe. Da queste sale si accede al vastissimo giardino ricco di ombre e di fiori, nel cui mezzo sorge un chiosco destinato ad uccellire. Era anche questo il San Lazzaro, non era solo il manicomio, erano anche questo. E vedete come la fotografia permetteva poi di dare un'immagine assolutamente convincente. La collezione dei ricoverati, purtroppo non abbiamo lo spazio per esporre, non tutti, ma nemmeno una minima parte, e cerchiamo allora di fare delle mostre temporanee. Adesso poi vi diremo, dopo c'è una slide, diciamo anche questo, sono molte opere, Saracini, molti altri che sono passati, sono tutte opere prodotte all'interno del San Lazzaro, a differenza del Museo Genti, del Museo Dottor Ghislain di Ghent, sono tutte opere nostre, sono oltre 20.000 pezzi che sono in corso di catalogazione secondo gli standard internazionali. È un lavoro enorme, siamo già arrivati a 11-12.000 pezzi catalogati, i numeri sono tantissimi, e soprattutto l'epoca degli atelier dopo la Seconda Guerra Mondiale, anni 50, 60, 70 prevalentemente, ma c'è qualcosa anche di prima. Questo lo possiamo saltare. L'asca lusina è un'altra particolarità. In realtà l'asca lusina cosa sono? Vedete dei ricami o dei temi, dei motivi medievali ricondotti a Matilde di Canossa, perché è un po' come dire il brand della nostra provincia, e fu Maria Bertolani del Rio che insegnava, la moglie di Bertolani, ma una psichiatra, che insegnava a fare ceramica, maiolica, ricami. E naturalmente però va anche detto che non esiste la scanusina, non è mai esistita, perché in realtà le imprese si inventò e si inventarono un canone che non esisteva, prendendo un po' da alcune che erano delle figure medievali, e fece molto appunto lavoro interno con le signore. Bene, così andiamo avanti, non voglio andiamo al cambiamento. Il cambiamento con Basaglia, e non abbiamo in questi giorni da sottolineare che cos'è stato poi negli anni successivi il cambiamento, che a Reggio Emilia è significato con appunto Gervis, con i centri rigenimentali, con tutti quelli che ci hanno lavorato. E il cambiamento, però, dato che il museo non offre molto, non abbiamo, sono sincero, abbiamo, lo dico da un punto di vista di manufatti, credo che gli altri due musei, che sono quello di Venezia e quello di Roma, non hanno una quantità, una ricchezza di manufatti come quello di Reggio Emilia, ma lo dico in modo abbastanza tranquillo. Roma però, ad esempio, come sapete, ha una grande, invece, dal punto di vista tecnologico, molto bella e multimediale, ha una grossa Museo della Mente, no? un percorso in realtà molto interessante dal punto di vista tecnologico. Noi, quando diciamo finisce, no, l'esposizione di un materiale che, come abbiamo detto, è ricchissimo del San Lazzaro, poi affidiamo invece il cambiamento agli attori reali, concreti. E qua non parte, ma niente di grave, perché in realtà vi faccio vedere chi faceva le visite guidate. Dico faceva perché era la compagnia teatrale dell'OPG. We can return, we can only look behind from where we came and go round and round and round in the circle game.